Bentornati a mia stanza, benvenuti se siete nuovi. Quest'oggi vorrei fare di nuovo un video Lolita che è da un sacco che non faccio per svariati motivi. Nel caso non l'abbiate ancora fatto, iscrivetevi al canale per non perdere nessun video e attivate la campanellina. Oggi parleremo della mia storia Lolita, diciamo, ovvero come mi sono introdotta al Lolita, come l'ho conosciuto, eccetera. Tutto è cominciato nel fantastico 2009, dove io ero ancora emo, perché seguivo quella moda, ma guardando su internet tipo Japan Style per trovare, o Japan Emo Style, robe così, ho trovato il Lolita, ho scoperto anche il cosplay in quel periodo in realtà. Però Lolita mi è piaciuto da subito perché era un alternativo, un sacco carino, un sacco dolce, ma anche abbastanza gotico. Io adoro il gotico, infatti ho scelto il gothic Lolita come mio stile e quindi mi sono innamorata, ho tentato di vestire circa Lolita per quel che potevo, perché da me non si trovava praticamente niente, dovevo cercare le cose su internet, ordinare, eccetera eccetera. Nel 2011 mi sono avvicinata un sacco allo stile, ho fatto un sacco di ricerche, ho fatto un sacco di, non so, ho guardato un sacco di immagini, ho cercato siti in cui potevo acquistare che non costassero tipo un rene, nonostante la mia marca preferita sia Moimoi Moitié, che tipo ne costa due di reni, quindi ero lì ero un po' combattuta perché non trovavo niente che costasse abbastanza poco per le mie tasche e quindi era un po' giù di morale. Però poi nel 2012 ho fatto il mio primo acquisto da Bodyline, che al periodo tipo non faceva spendere un botto per le spese di spedizione. Se non sbaglio ho fatto anche qualche video in quel periodo, se non è il primo è uno dei primi video su questo canale, il mio primo acquisto Bodyline o una roba del genere. In quel periodo ho anche fondato un gruppo su Facebook per le Lolite sarde, quindi abbiamo fatto un sacco di raduni. Se non sbaglio in quell'anno c'è stato il primo raduno che avevamo fatto, se non sbaglio, a Cagliari, nella pista di pattinaggio sul ghiaccio, diciamo. Ho conosciuto un sacco di persone davvero carine. Con una di queste ho anche gestito la pagina che si chiamava La mia Lolita prende il tè con le Janas, se non sbaglio. Per chi non lo sapesse, le Janas sono delle fatine della mitologia sarda, diciamo. Il 2013 invece è stato fondamentalmente un anno di cambiamenti nel quale io ho trovato il mio stile e quello che volevo, che è abbastanza gotico, diciamo. E oltretutto ho lasciato anche quel gruppo di Lolite perché semplicemente non mi trovavo bene. E poi verso la fine dell'anno, circa novembre o giù di lì, sono partita per Londra, mi sono trasferita lì con mia sorella. Infatti ci sono alcuni video anche di quel periodo. È stato un periodo davvero abbastanza felice in cui mi sono divertita tanto, però poi sono tornata molto stupidamente, aggiungerei qua. E niente, io durante tutto questo periodo usavo un sacco Lolita, o comunque lo usavo per uscire. Uscivo un sacco e niente. Poi nel 2014 ho fatto uno shooting con un'amica in stile però più classic. È un sacco carina, vado molto fiera di quello shooting, ero felicissima che lei mi avesse proposto questa collaborazione. Ovviamente metto tutte le foto, se non le metto è perché mi sono dimenticata, però ne metto un paio qua, le altre alcune le troverete sulla mia pagina, sia su quella di Facebook che su quella di Instagram. Nel 2015 non è successo niente di particolare, io utilizzavo sempre il mio stile, quindi gothic, lo utilizzavo abbastanza, uscivo spesso, tutti i giorni, anche per fare la spesa. Ero abbastanza presa e abbastanza vogliosa di utilizzarlo. Poi durante questi due anni, diciamo 2017-2018, mi sono impigrita, diciamo,
e non sono più uscita tantissimo, non avevo praticamente voglia perché vestire Lolita, per chi lo sa, richiede un sacco di impegno. Io comunque per prepararmi, per truccarmi, per vestirmi, eccetera, ci metto minimo un'ora e mezza, e è abbastanza lunga come procedura, se non devo mettere la parrucca, anche se io di solito procedo normalmente, non la metto, però è davvero un sacco lunga come procedura, e poi io abito abbastanza lontano dal centro, quindi devo camminare per circa mezz'ora, usando i tacchi, tipo perdevo i piedi, quindi non l'ho usato per un sacco di tempo e non lo uso adesso, lo uso davvero davvero sporadicamente. Poi quest'anno, nel 2017, ho iniziato la scuola di makeup artist. Non che questo mi abbia, diciamo, frenato dal usare Lolita, anzi, ogni tanto mi accorgevo che mi mancava vestire Lolita, solo che è abbastanza, diciamo, scomodo per andare a scuola, truccare. Poi c'è stato il periodo estivo che, se, non so, mettevo tipo più di uno strato di vestiti, schiattavo perché c'era davvero caldissimo. Poi viaggiare in treno, viaggiare in pullman, viaggiare tutto quanto, camminare a piedi era scomodissimo, quindi non l'avrei mai potuto usare perché se ne è morta e non sei qua a fare questo video. Quindi fondamentalmente questa è la mia storia Lolita. Non è chissà che, io sono abbastanza andata diretta verso il punto, nel senso ho scelto quello stile e quello è rimasto per tutto questo tempo, perché comunque io ho sempre adorato il gothic, sia nel Lolita che fuori. Fondamentalmente è stata questa la mia storia, questo è il mio percorso, è stata abbastanza lineare, devo dire. Non sono passata da uno stile all'altro. Non, assolutamente non riuscirei neanche a, non so, vestire Sweet Lolita. Io tipo, a parte che io ho il ribrezzo, ho tipo l'odio totale per il rosa. Io non ce la posso fare a usare il rosa, a meno che non sia tipo quel rosa cipria, leggermente proprio, ma quindi no. Io e lo Sweet siamo tipo due mondi distanti, a cui piace stare distanti, che devono stare uno da una parte, uno dall'altra, a posto. Nel senso, sono un sacco carine le ragazze che le indossano, davvero. Però io non ce la posso fare. Il nero è il mio colore, è tipo parte della mia anima. Ok, scusate. Non devo esprimere il mio amore per il nero così. Comunque, questa è stata la mia storia. Concludo il video velocemente, così non mi odiate, tipo, non mi mandate, non so, cose, email minatorie. Comunque, spero che vi sia piaciuto, che vi sia interessato. E nel caso, fatemi sapere la vostra storia Lolita qua sotto, tipo con foto imbarazzanti di quando avete iniziato. Sarebbe divertente. No, scherzo. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Mannaggia, la parrucca pruda è moltissima! Se avessi i capelli così lunghi potrei fare tipo una sciarpa. Oh, per l'inverno.